Buon pomeriggio, benvenuti al nostro filo diretto del martedì. Eh, ospite con noi in studio, lo ringraziamo per essere eh, qui presente, per aver un po' conciliato i suoi orari prima di partire per Roma, per ovviamente il suo ruolo istituzionale, l'onorevole Domenico Furgiuele della, della Lega. Eh, noi avevamo invitato eh, l'onorevole Furgiuele eh, per eh, parlare della situazione. Eh, politica alla regione Calabria in senso più lato e, e più in generale cosa che faremo. Però è chiaro che la copertina la eh, dobbiamo dedicare ad un evento che si è consumato ieri, eh, sempre di politica, e siccome noi siamo come si suol dire e vogliamo restare sulla notizia, la commentiamo insieme a voi. Se avrete la bontà di, di telefonare, se lo riterrete opportuno e insieme ovviamente all'onorevole Fugeli. Quindi. Io direi eh, di mandare eh, il servizio subito dopo eh, quello che sto per dire. Ieri eh, il Ministro della eh, Salute eh, Grillo eh, diceva così ieri mattino, con la sanità non puoi fare quello che cavolo vuoi, la rabbia del Ministro contro il Presidente della Regione. La rappresentante infatti del Dicastero della Salute avverte il Presidente della Regione, non è... Un pinco pallino qualsiasi, si prende le responsabilità davanti ai cittadini di fare una cosa altamente negativa contro l'interesse dei calabresi. Il punto qual era? Il presidente della regione aveva preannunciato pre -annunciato, la nomina dei commissari per le ASP calabresi. Questa era la eh, risposta del ministro. La vediamo insieme in questo servizio di, eh, del collega Enrico De Girolamo. Non è possibile continuare a perseverare, perseverare, perseverare e spremere la sanità come se fosse un bancomat e farci quello che cavolo vuoi, con la gente che ti muore nei punti nascita, eh, con le infezioni ospedaliere e tutto quello che succede. Perché non è che siamo tutti quanti deficienti che non lo sappiamo quello che succede in Calabria. Uno scontro istituzionale senza precedenti, quello che si sta consumando tra il ministro alla sanità Giulia Grillo e il presidente Mario Oliverio, che si appresta a nominare in solitudine i nuovi vertici commissariali delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria, una decisione che ha mandato su tutte le furie la responsabile del Dicastero. Io non lo posso accettare, non lo posso accettare perché i cittadini calabresi non sono solo calabresi, sono italiani, Fanno la Calabria fa parte, Italia, fa parte di questo paese, noi siamo una nazione, siamo un popolo unito, unito uniti dobbiamo essere anche nell'esigere i nostri diritti, io non sono qua per scaldare la sedia, io ho nominato i commissari per fare un cambiamento e se Olivero non vuole. Se Olivero questo cambiamento non lo vuole, noi commissari le possiamo pure levare. Però i cittadini calabresi devono sapere che per colpa sua, solo per colpa sua e per scelta sua questa sanità non la stiamo migliorando. Il Perché ragionamento no, della ministra deciso, Pentastellata è chiaro: i nuovi commissari alla sanità calabrese, il generale Cotticelli e il suo vice Shell si sono appena insediati e sarebbe più che opportuno dunque che le nomine dei nuovi vertici di ASP e ospedali fossero condivise con loro. Per non pregiudicare il lavoro sul piano di rientro dal debito. E quando lei mi risponde che ha informato i miei commissari che avrebbe fatto le nomine, non è che li deve informare. Perché non è che sono uh, due pupi messi lì i commissari, no. No, presidente. I commissari sono lì perché sono venuti per fare un lavoro. Sono venuti per portare lo stato in una regione dove la sanità, lo stato non lo vede più da non so da quanto tempo. Cioè non gli ha detto neanche i nomi, noi non sappiamo chi si appresta lei a nominare. Quindi lei praticamente sta dicendo che non solo non vuole la leale collaborazione, ma mi dichiara proprio guerra. Oliverio invece è intenzionato a procedere, sostenendo che la proficua e leale collaborazione invocata dal Ministro non possa significare subalternità della Regione al Governo. Ma Giulia Grillo non ci sta. E lei si prende la responsabilità davanti ai cittadini calabresi e italiani, perché comunque lei è un governatore, un presidente di Regione, non è un pinco pallino di fare una cosa altamente negativa contro l'interesse della sua sanità. A questo invito da parte del Ministro della Salute Giulio Grillo il eh, Presidente della Regione ha risposto eh, nominando i commissari per le ASP. In serata il Ministro così ha replicato. Cosa ha fatto? Oliverio ha rinominato le stesse persone che hanno fatto peggiorare la Calabria in questi anni, nonostante io abbia appena nominato i commissari. Quando lui doveva fare per lealtà nei confronti dei cittadini calabresi, non nei confronti del ministro Grillo, avrebbe dovuto concordare le nomine di gente che doveva essere il top del top dei manager. Giura vendetta il ministro della salute Giulia Grillo, che ha perso il braccio di ferro con il governatore Mario Oliverio sulla nomina dei vertici commissariali delle aziende sanitarie e ospedaliere. In attesa che venga espletato l'avviso pubblico per l'individuazione dei nuovi direttori generali, la Giunta regionale ha infatti proceduto alla nomina dei manager ignorando il monito del ministro che chiedeva condivisione delle scelte con il neocommissario straordinario alla sanità Saverio Cotticelli. Le nomine di Oliverio sono principalmente delle conferme. Angela Caligiuri a Vibo, Giuseppe Fico all'ASP di Catanzaro, Caterina De Filippo al Mater Domini, Antonello Graziano all'ASP di Crotone, Raffaele Mauro a quella di Cosenza, Achille Gentile all'ospedale Annunziata e Vittorio Preyano all'azienda ospedaliera di Reggio. Al sud continuiamo a nominare sempre gli stessi manager, che sono gli stessi manager che non sanno fare i manager. Tutte le regioni hanno migliorato, anche quelle che erano in grande difficoltà, la Calabria è peggiorata sia nell'indice dei livelli essenziali di assistenza, sia nel disavanzo. Farò di tutto per oppormi alla mala gestione di Oliverio, di Oliverio, ha detto il del ministro dopo la prova di forza, forza del, del governatore, uno strappo che inasprisce come non mai Cosa il rapporto fa? tra regione e governo e fa apparire la tormentata era dell'ex commissario Massimo Scura, appena tramontata, come una passeggiata di salute. Sapete cos'è la cosa che mi chiedono di più i cittadini, oltre alle liste d'attesa sulla sanità? Questa, quella di eliminare la politica dalla sanità. Lavoriamo insieme nel patto della salute per ridurre al minimo, anzi per cancellare, l'influenza della politica nella sanità, perché ci sono regioni, purtroppo, che la subiscono in maniera totalmente invalidante, come succede per esempio per la Calabria. Grazie ancora ad Enrico De Girolamo per questo ulteriore servizio eh, nel quale ovviamente ha messo eh, la dichiarazione che ha fatto ieri sera il Ministro Grillo alla eh, collega di Rai 3 di pressa diretta eh, Riccardo Iacora. Onorevole Furgiuele, eh, parla da sé, è un conflitto istituzionale di grande rilevanza. Eh, la ministra, il Ministro eh, parlava addirittura di dichiarazione di guerra. Lei cosa pensa sull'intera faccenda? Beh, io partirei innanzitutto dalle ultime battute, quindi dalla consapevolezza che è quella che la politica deve uscire dalla sanità. Questo è stato uno dei lieti motivi della nostra campagna elettorale ed è uno dei motivi per i quali noi ci siamo spesi e abbiamo deciso di formulare questo contratto di governo e di governare questa nostra nazione nel tentativo di cambiare tante cose, fra cui il rapporto con la sanità, un rapporto che mi lasci passare il termine, proprio in Calabria è abbastanza malato. Veniamo da anni di commissariamente che hanno decretato il fallimento di un sistema, che è un sistema che lottizza, il sistema politico che lottizza quello che è una, un bisogno primario dei cittadini, comunque un sistema che dovrebbe garantire salute e che certamente non è né di centrodestra né di centrosinistra né di sopra né di sotto né davanti né di dietro. Quindi eh, questa è la base di partenza. Eh, verrebbe da farmi immediatamente gli in bocca al lupo. Al, al commissario Cotticelli, perché sicuramente non sarà facile. È ovvio che in questo c'è uno scontro istituzionale che probabilmente è legittimato da alcune prerogative che purtroppo ancora ci sono e che sono tutte in capo alla Regione: cioè, eh, Oliverio dice di non andare contro legge se eh, nomina chi vuole nominare e eh, ovviamente si trincera politicamente ma anche da un punto di vista formale dietro una sorta di manotese di collaborazione che nei fatti ha avuto anche da parte di Cotticelli stesso che come primo atto è andato a trovarlo proprio nell'attuale quartier generale, perché se conosciamo bene le vicende che purtroppo certo. hanno investito la nostra giunta regionale e quindi il nostro, il nostro Consiglio regionale, e quindi in quel contesto diciamo che Oliverio ha palesato una volontà di collaborazione, però una determinazione volta ad andare avanti per quello che la legge, secondo quello che dice lui, secondo quello che poi sono i fatti eh, nostro malgrado, gli consente. Eh, è ovvio che non sarà facile, è ovvio che cambiare le cose, soprattutto qui in Calabria, non è facile. Anni e anni di mala gestione che si sono sedimentate sono diventate come una roccia quasi che sembra inscalfibile, eh, non potranno essere modificate in poco tempo, però siamo sulla buona strada. Crediamo ovviamente che la prerogativa sia quella di cambiare questa regione e di cambiare un modus operandi, ma anche un modus pensanti, che fino ad oggi ha portato a questo stato di cose. Certamente. È una brutta pagina, un'ulteriore brutta pagina che va a rappresentare una Calabria che, come dice eh, il Ministro Grillo, è parte, parte integrante di questa nostra bella e grande nazione. Che, però spesso e volentieri, quando si trova di fronte a questo genere di, di casi, ti fa pensare più che altro si avvicini alla Nigeria. No, Onorevole Furgiuele, lei calabrese. Eh rappresenta la Calabria eh, nella Lega e al Parlamento eh, in quanto appunto, deputato, in quanto parlamentare. Ritiene che il eh, governo eh, nato dall'alleanza contrattuale tra Grillini appunto, e Lega Ecco, stia guardando con un occhio benevolo a questa nostra terra. Lei, tra, tra le altre cose che sta facendo, proprio recentemente è uscito con una nota stampa lamentando il fatto che l'aeroporto di Lamezia Terme, nato come eh, aeroporto tra l'altro eh, intercontinentale, eh, ha bisogno di un ulteriore eh, slancio, aiuto per eh, riconquistare i mercati anche internazionali del turismo. Beh. Eh... Credo fondamentalmente che l'aeroporto di La Mesa Terme ha bisogno, perché lo dicono i fatti, di avere ulteriori investimenti al fine di consentire di poter eh, soddisfare quel piano industriale che rappresenta questa, questa, questa grande struttura di sviluppo oserei dire Euro-Mediterraneo, eh, e che lo proietta nel 2030 con dei dati di passeggeri che raddoppieranno quelli attuali. Voglio ricordare che l'aeroporto della Mezza Terme ha chiuso il 2018 con 2.700.000 passeggeri e che quindi ha bisogno necessariamente delle strutture e quindi di finanziamenti che gli consentano di poter far viaggiare, di poter ricevere questa mole di persone che hanno bisogno di raggiungere la parte centrale di questa nostra regione. È ovvio che eh, nel contratto di governo c'è grande interesse e grande attenzione per la parte meridionale della nostra nazione e in particolare anche per la Calabria. Lo abbiamo dimostrato nella manovra di bilancio, dove abbiamo affrontato per esempio uno dei mali che attanagliano questa nostra regione, che è la continuità territoriale. Allora, noi abbiamo finanziato l'aeroporto di Reggio Calabria con 25 milioni di euro, abbiamo finanziato l'aeroporto di Crotone con 9 milioni di euro, stiamo lavorando a finanziare l'aeroporto di La Mezza Ma non abbandoneremo le province di Cosenza, le province di Vibo Valentia attraverso degli investimenti che saranno su rete ferrata o comunque su, su, su strade interne e che consentiranno di spendere milioni di euro nei prossimi, nei prossimi anni, che sono già in termini di previsione, soprattutto con le ferrarie. Dello Stato. Ci sono tante serie di provvedimenti che sono state prese per il meridione, eh, penso alla detassazione, quindi la tassazione al 7% per tutti quei pensionati che oggi Ci vivono erano. fuori e che decideranno di rientrare sui nostri territori. Quindi c'è una nuova politica di ripopolamento delle piccole comunità calabrese a differenza di quello che pensava chi ci ha preceduto, eh, che pensava di poter ripopolare i nostri piccoli paesi abbandonati soltanto portando immigrati. Noi no, noi pensiamo di portare economia attiva, cioè pensionati che attraverso uno sgravio fiscale, una detassazione sulle proprie pensioni, vengono ad investire qui e quindi vengono a vivere e quindi a portare un'economia sana sul nostro territorio. A proposito di sanità, penso ai 400 milioni di euro che sono stati messi sempre in bilancio per il taglio delle famigerate code, che sono uno dei mali che attanagliano anche la sanità calabrese, 4 miliardi di investimento nell'edilizia sanitaria generale, la cui gran parte verrà spesa nel meridione e tante altre serie di investimenti che sono più snelli. Penso ai 400 milioni di euro che sono stati destinati ai comuni con la popolazione inferiore ai 20.000 abitanti. Ebbene, in Calabria solo da questo provvedimento sono arrivati 25 milioni di euro distribuiti nei paesi dai 2.000 ai 20.000 abitanti. Tutta una serie di provvedimenti che sicuramente guardano in modo positivo al Sud. È chiaro che. Noi non abbiamo la bacchetta magica, siamo al governo da 7-8 mesi in generale, eh, al governo essenzialmente da, da 6 mesi, però la strada crediamo sia quella giusta o quantomeno la formula è, è differente rispetto a quella che c'è stata fino a ieri e la formula che c'è stata fino a ieri sappiamo benissimo che non ha generato nulla di positivo. Allora... Eh, si è guardato sempre un po' alla Lega come il partito del Nord, tant'è che si chiamava eh, Lega Nord anche fino a qualche tempo fa, fino a qualche mese fa. Eh, ecco, mh, da parte eh, di qualcuno dei Calabresi, eh, si pone, eh, ci si pone la domanda: eh, come fa un Calabrese eh, ad essere leghista? Lei come ha fatto? Beh, guardi, eh, mi permetta questa, questa sottolineatura. Eh, questa è una domanda che eh, andava bene ormai 3-4 anni fa. Eh, la Lega in Calabria è una realtà consolidata e affermata nel tempo, con una struttura. Io, eh, oltre ad essere eh, l'eletto alla Camera dei Deputati, mi freggio e mi onoro anche del ruolo di coordinatore regionale del partito. Quindi eh, l'ho fondata, eh, l'ho visto crescere l'abbiamo rinforzato abbiamo visto raggiungere ottimi risultati eh, ed è una realtà consolidata nel tempo che eh, sta con il popolo è vicino al popolo ha delle sezioni gremite ritorna alla politica quella attiva quella per la quale i cittadini veramente potrebbero avere voglia di avvicinarsi e, e gli attestati di stima verso questo partito sono quotidiani e si riflettono oggettivamente anche su quella che è l'attività che noi svolgiamo eh, il partito è molto Molto vicino al nostro territorio. Soltanto nel prossimo venerdì eh, ci sarà la presenza, a proposito di Sud, del sottosegretario di Stato Giuseppina Castiello con delega al Sud che verrà in un tour eh, in Calabria eh, e che vedrà eh, Passare da, da Catanzaro, saremo presso la sede del Palazzo di Vetro alla presenza del Presidente della Provincia con i consiglieri provinciali, la Giunta e tanti cittadini e amministratori. Poi passeremo a Gioia Tauro per parlare di sud, di linee guida per il rilancio del Sud e la Calabria e per parlare in quell'occasione anche del porto di Gioia Tauro. Questa è una delle ultime presenze rispetto a quelle che già ci sono state. Ricordiamo che una delle prime uscite del ministro dell'Agricoltura è stata proprio la certo, Calabria. Certo. È un sono freggiato per il ruolo che rivesto di poterlo accompagnare. Il sottosegretario della sanità Fugatti. È, è quindi un partito che c'è sul territorio, cresce, è presente e investe, perché noi nel prossimo mese di febbraio terremo la prima scuola di formazione alla presenza del senatore Vescovi che è delegato da parte del partito alla scuola di formazione del partito. In Calabria. La faremo sì in Calabria e fisseremo otto lezioni alle quali potranno partecipare amministratori, eh, simpatizzanti, cittadini comuni che avranno voglia di investire su un nuovo partito, certo. su un nuovo modo di fare politica, che è nuovo eh, nell'atteggiamento, ma che si rifà alla tradizione di quello che dovrebbero essere i partiti. Luoghi. Case essenzialmente del popolo, dove il popolo può andare a portare le proprie istanze e può confrontarsi parlando con amministratori che hanno cambiato il paradigma. Il paradigma che, è stato, che la Lega ha insegnato a me, che sono un calabrese nato in Calabria, è quello di essere a disposizione del popolo e non come siamo stati abituati noi, cittadini calabresi, il popolo a disposizione dei politici. Voi siete al governo, lo diceva anche lei, eh, per un cosiddetto contratto formale o sostanziale, comunque un contratto di carattere politico certamente, con eh, il, partito di, il Movimento di 5 Stelle. Prossima scadenza elettorale, le eh, elezioni europee. Ritenete di arrivare anche in Calabria eh, e quindi nel Meridione con delle liste eh, unitamente alla Lega oppure autonomamente? Beh, noi siamo delle forze politiche differenti, abbiamo fatto la campagna elettorale per il 4 marzo su due posizioni ben distinte, poi abbiamo deciso di metterci insieme proprio perché c'era la necessità di dare un governo a questa, a questa nostra nazione, lo abbiamo fatto sulla scorta di un contratto di governo ben delineato, ben definito, che comunque esprime una parte di programma della Lega e una parte del programma del Movimento 5 Stelle. È ovvio che siamo delle forze non omogenee ma eterogenee e quindi... Eh, un conto è l'accordo di governo che abbiamo in termini nazionali e un'altra cosa è quello che succederà per, per le europee e per le regionali presumo. Ecco, a proposito di regionale, proprio nei giorni scorsi l'onorevole Ferro dei Fratelli d'Italia diceva che eh, ecco, vi unisce un'unica un anima eh, come è successo anche nel passato, quindi non ci dovrebbero essere problemi per una possibile alleanza. Alla, alla regione. Tra l'altro, nei mesi scorsi il suo leader eh, Salvini, eh, incontrandosi con il leader di Forza Italia Berlusconi, avrebbe eh, concordato così una, eh, una, una scelta ecco, anche dei candidati in diverse regioni. E per quello spirito di, di condivisione, diciamo così, politico, eh, la Calabria eh, dovrebbe essere espressione di Forza Italia. Ecco, quindi voi ritenete ancora di essere su quella strada o invece, come si paventa, aspettate il risultato delle elezioni europee per poi tirare le somme e vedere cosa fare? Beh, diciamo che le regionali sono di là da venire, adesso ci sono le europee e ci concentriamo su quelle che sono le campagne elettorali che vengono per primo. È chiaro che la nostra uh, predisposizione è quella di rimanere nell'alveo del centrodestra, di un centrodestra unito, di un centrodestra che ci ha sempre caratterizzato e che e ci ha visto sempre lavorare bene in tante altre realtà uh, d'Italia. È chiaro che eh, nell'ambito del centrodestra non abbiamo ruoli subalterni e sicuramente partiamo dalla condivisione di progetti. I progetti devono essere eh, quelli di salvaguardare il nostro territorio e quelli di comunque poter guardare al futuro in modo differente. Noi cercheremo di stare nel centrodestra per chi vorrà stare nel centrodestra e per chi condivide le idee di una Lega che è cambiata, che è cresciuta, che ha una certa autorevolezza anche in Calabria e nel Meridione. Le, le premesse ci sono tutte per stare insieme, però è chiaro che eh, le regionali sono di là da venire. Eh, e non credo che, che sia stato già definito definitivamente chi sarà il candidato per il centrodestra nella Regione Calabria. E questa è una notizia, perché qui altri esponenti del centrodestra avevano asserito e confermato che l'accordo c'era stato e che la Calabria avrebbe avuto eh, come candidata alla presidenza della Regione un'espressione un del centro-destra centrodestra. Ogni partito, credo, okay. possa decidere di candidare chi vuole per sé. Eh, poi, è altra cosa, sono le, le candidature quando si tratta di più partiti. Quindi, per il momento, eh, noi guardiamo non è, definito, diciamo, non è stato definito. Non le parlo dei grandi progetti della TAV, non le parlo delle nomine nazionali che andrebbero fatte come in, in CONSOB. Eh, però eh, vorrei con lei anche soffermarmi sull'ultima dichiarazione del ministro Tria, quando dice che eh, la, eh, la situazione dell'Italia ormai è diventata stagnante. A questo si aggiunge l'espressione un po' fuori dalle righe, ma usata da Grillo attraverso ormai i social nei confronti di Salvini, che non mi piace nemmeno ripetere. Ma che eh, Salvini ha accolto con, quasi con un'espressione un eh, ironica, sarcastica, dicendo sorrido come avrebbe fatto e come farebbe mia mamma. Ecco, queste condizioni consentono ancora alla Lega di continuare in questa alleanza con 5 Stelle? Intendo. Ah, noi vogliamo continuare a governare perché fondamentalmente non siamo abituati a lasciare le cose a metà. Siamo un partito serio. Credo sia anche un governo serio che eh, ha un contratto, noi rispondiamo a quel contratto. È chiaro che Facebook ha dato modo di parlare a tante persone e quindi chiunque si può esprimere, ma ognuno si esprime come meglio crede. Eh, determinate esternazioni credo possano lasciare il tempo che trovano, eh, sicuramente non possono condizionare il futuro di una nazione. Noi siamo qui per lavorare. Eh, siamo qui per cambiare, per sbloccare quella stagnazione che probabilmente c'è, perché siamo in una congiuntura non proprio positiva come qualcuno vorrebbe far credere. Le congiunture positive sono state negli anni passati, perché noi dobbiamo ragionare su un aspetto. Abbiamo cercato di improntare una manovra espansiva. Che liberasse più economia e liquidità e lavoro nell'immediato al fine di far riprendere la macchina economica della nostra nazione. Ma chi ci ha preceduto ha lavorato in dei contesti positivi paradossalmente. Il petrolio al minimo storico, e il cambio dollaro-euro al minimo storico. Il quid di Draghi, quindi c'erano tutti i crismi al fine di far uscire la nostra nazione dalla crisi. Ma i fatti ci hanno detto che abbiamo preso una nazione che negli ultimi sette anni si è classificata sempre 27 su 27 paesi europei. Qualche volta si è classificata al 26 posto, ma questo cambia poco. Quindi Abbiamo voluto cambiare una formula che chiaramente non può dare i risultati nell'immediato, ma staremo a vedere nei prossimi mesi cosa succederà. È chiaro che eh, soltanto chi non fa non sbaglia. Noi abbiamo voluto cambiare la ricetta. La ricetta è differente rispetto a quella di prima che ci faceva classificare costantemente, ogni anno, al 27 posto su 27 paesi europei. Continueremo rispondendo alla sua domanda a lavorare nel miglior modo possibile, tenendo come linea guida quel contratto di governo, cercando di rispettare i punti. È chiaro che le esternazioni, che possono essere anche estemporanee, e che ci possono stare, perché poi si tratta anche di politica e di campagna elettorale in vista delle europee, dato che è il nostro partito, come dicono i sondaggi ai quali io non credo e non voglio guardare. Credo sia, stia andando un po' troppo su e allora qualcuno cerca di recuperare. Però, Certamente noi non manderemo tutto all'aria perché c'è un'esternazione di troppo sulla rete, sulla quale se ne sentono tante. Sì, questa è un'esternazione oserei dire quasi insomma, volgare, però non, ripeto: per rispetto, ognuno, per o, ognuno, ognuno si esprime, io, ognuno si esprime io, come sa. Poi c'è chi ripeto. si imbarazza di ripeterlo, addirittura come non lei ripeto. giustamente, e c'è chi invece non ha problemi, però. Eh, lei parlava di sondaggi, ecco i sondaggi danno la Lega, eh, io non credo nemmeno tanto ai sondaggi, però certamente sono eh, dei, eh, come posso dire, degli indicatori ecco, più che altro, eh, danno la Lega in forte aumento rispetto tra l'altro anche a, a 5 Stelle. Con ecco, lei, così è una curiosità, lei è l'unico parlamentare eh, calabrese della Lega, si sente minoranza all'interno della sua maggioranza in Calabria considerando che i suoi colleghi sono 17-18 parlamentari di 5 Stelle? Eh, no, direi proprio di no. Eh, conosco molti di loro, sono dei professionisti, delle persone per bene che si impegnano e che hanno una passione smisurata per il nostro territorio, però non mi sento affatto minoranza. Anzi, mi sento onorato di poter rappresentare il partito della Lega qui in Calabria, un partito che è nato dal nulla, che è nato dalla passione di tanti altri cittadini che semplicemente hanno creduto in una formula differente rispetto a quella dei miei colleghi e che ancora ci credono e che stanno avendo qualche bella soddisfazione. Io voglio ricordare che il partito è in crescita e che soltanto nelle scorse, per esempio, provinciali di Catanzaro abbiamo eletto un nostro consigliere provinciale all'interno della lista Lega. Quindi, eh, non ci sentiamo affatto minoranza ma anzi eh, ci sentiamo una forza che cresce che è molto considerata e presente poi una cosa è quello che uno si sente una cosa è come viene percepito ma comunque il polso che io tocco sempre è quello dei cittadini eh, non perdo occasione per ritornare nell'immediato da Roma dove vado soltanto per espletare il mio mandato in favore del mio territorio, in favore della Calabria. Non vedo l'ora di ritornare in Calabria per impegnarmi per il ruolo che mi contraddistingue di coordinatore regionale e per deputato eh, nei convegni, nelle manifestazioni, nei gazebo, in tutte quelle piccole attività che contraddistinguono un movimento che è attivo soprattutto per le strade, sui territori, nelle piazze dove poi alla fine non ci sono i i sondaggi, ma ci sono certo, le persone vere certo. che sono quelle che ti dicono la verità certo. e ti fanno capire se stai andando bene o stai andando male. Allora si ritorna sul territorio nei fini settimana, si parla con le persone per cercare di capire se si sta facendo bene o se magari si può migliorare su qualcosa. D'altra parte, questo mi pare essere stata la forza della Lega al nord e ora si ripercuote, si ripercuote ovviamente su tutto il territorio nazionale: il modo di lavorare sul territorio in raccordo con eh, le persone, i cittadini che vivono sul territorio. Eh, reddito di cittadinanza. Eh, Salvini dice che eh, noi non voteremo il decreto se non raggiungeremo un accordo per quanto attiene i fondi eh, indirizzati e assegnati ai disabili. Eh, ritenete che, voi della Lega dico, ritenete che Salvini vada fino in fondo, anche eh, all'estremo, cioè a non votare il decreto? Ma... Uh... Il reddito di cittadinanza è uno dei punti come il sostegno alla disabilità che fanno parte del contratto di governo. Entrambi i punti devono essere soddisfatti. Noi eh, andremo avanti e sosterremo questo governo fino a quando tutti i punti verranno espletati. In manovra di bilancio abbiamo realizzato una cosa che prima non c'era, come per esempio il fondo per la famiglia e la disabilità, abbiamo messo 100 milioni in più che prima non esistevano per l'assistenza per i bambini disabili, per farli andare a scuola, era una cosa che non c'era ma è una cosa che non basta. È una cosa che va incentivata e che va inserita e va aumentata anche nel reddito di cittadinanza. Allora bisognerà trovare una quadra. Sono fiducioso che si riuscirà ad affrontare l'argomento e certamente riusciremo a trovare la quadra su entrambi i provvedimenti. Ecco, secondo lei proprio il reddito di cittadinanza eh, sarà importante per i calabresi e soprattutto porterà qualcosa ai cittadini calabresi? Ma guardi, il reddito di cittadinanza è un provvedimento che va visto più che altro come eh, giustizia sociale. Per troppo tempo la politica si è interessata più alle questioni di macroeconomia e di alta finanza. La scelta di questo governo è stata una scelta differente, la scelta di fermarsi e di guardare un po' indietro alle persone che non ce la fanno, alle persone che non riescono, alle persone che avrebbero bisogno di formarsi. Il reddito di cittadinanza non è come qualcuno vuole fare intendere soldi regalati a persone che stanno sul divano. Il reddito di cittadinanza dovrebbe contemplare una serie di misure che accompagnano giovani, meno giovani, che ormai hanno perso anche la voglia di uscire di casa. Per trovare il lavoro, verso una nuova prospettiva, una prospettiva che eh, li porti a visionare dei nuovi uffici del lavoro migliorati, integrati, con più efficienza e li porti a trovare un posto di lavoro attraverso delle proposte che sicuramente dovranno essere accettate, se no si perde il reddito stesso di cittadinanza. Quindi eh, è una misura di carattere sociale che esiste già in altri paesi d'Europa e che noi vogliamo portare avanti. Poi risolverà il problema della disoccupazione dei calabresi? Questo non lo possiamo dire con certezza, però sarà un sostegno di carattere sociale quanti oggi non hanno i soldi neanche per comprarsi il pane. E invece la quota 100 con riferimento ai possibili pensionabili, se fanno domanda o meno, pare che porti un'ulteriore un spaccatura tra nord e sud, tra lavoratori del nord che avrebbero... Maggiore possibilità di andare in pensione e quelli del sud che, avendo avuto necessità di andare di accedere al lavoro più tardi, hanno minore possibilità di raggiungere quota 100. Allora, eh, non ci sono pensionati o lavoratori che sono più o meno avvantaggiati, si tratta di quanto uno ha versato e di quanto ha potuto versare sulla, sulla, sui, sui propri contributi. Eh, è ovvio che bisogna uh, utilizzare una regola e la regola è quella uh, del sistema contributivo. Il sistema contributivo ti dice che tu in base a quanto hai versato vai a prendere delle pensioni. La stessa cosa vale per il taglio delle pensioni d'oro. Eh, abbiamo vissuto un'epoca nella quale c'erano persone che avevano versato relativamente poco rispetto a delle pensioni che poi gli piovevano dall'altro in forma smisurata. Allora, eh, sicuramente eh, il, è al vaglio la misura della, della quota 100 e la misura delle pensioni in questo specifico momento e eh, sicuramente troveremo la quadra su un sistema che ad oggi deve superare il sistema della legge Fornero che certamente eh, ha lasciato per strada tante persone che hanno visto il miraggio della pensione e poi sono state bloccate nella, nel limbo degli esodati per esempio o comunque l'hanno vista sempre più allontanarsi. Noi vogliamo dare a queste persone l'opportunità di riprendere a vivere, l'opportunità di andare in pensione, l'opportunità magari di fare i nonni e di, di liberare qualche posto di lavoro. Un'altra battaglia eh, vostra insieme ovviamente a 5 Stelle è quello del taglio ai vitalizi e soprattutto il taglio agli stipendi dei parlamentari. Ecco, lei oggettivamente, come, come vede il provvedimento, la, la risposta sarebbe ovviamente scontata, è positivo. Però ecco, che motivazione dà a, a questo? Cioè come, ecco, come pensa sarà recepito dall'opinione pubblica per una parte, ma da parte degli altri colleghi parlamentari di altri partiti dall'altra? Ma è venuto il momento, venuto il momento che chi ha di più, chi ha avuto di più, forse chi ha avuto troppo, deve dare qualcosa. Eh, la politica eh, la si intende come una missione, la si intende come una missione eh, disinteressata e ci sono delle cose che non vanno bene, ci sono dei carrozzoni, ci sono anche degli stipendi e delle pensioni che sono troppo esose rispetto a quello che eh, è una realtà di cittadini che si ritrova di fronte per esempio a 5 milioni di poveri. Allora è necessario ritornare indietro anche qui e riportare un po' di giustizia sociale, dando la possibilità a chi vuole impegnarsi nella politica di avere il giusto compenso. Ma un compenso che deve essere equo e rapportato a quella che è la vita normale di chi si vuole impegnare in politica. Ecco ehm, ovviamente, ormai siamo alle prossime eh, elezioni, diciamo eh, europei. Quindi. Ma il panorama europeo certo non, non, non ci tranquillizza sotto certi aspetti. Eh, mentre il 5 Stelle pare voglia eh, un po' assumere eh, delle determinazioni rispetto ad alleanze extra nazionale, quindi eh, con, con alcuni partiti. Del centro sinistra o comunque della sinistra europea. La Lega come si andrà a posizionare rispetto anche ad altri partiti italiani che hanno già aderito al Partito Popolare Europeo? La Lega certamente non, non aderirà mai al Partito Popolare Europeo. La Lega ha una linea ben determinata sin dal 2014 in Europa, una linea che vuole cambiare un'Europa. Noi non siamo contro l'Europa, ma siamo per quell'Europa che doveva essere dei popoli e non dell'alta finanza. E allora eh, porteremo le nostre proposte che potranno essere anche diverse da quelle di chi oggi governa con noi, ma saranno le nostre, quelle da, di sempre, quelle di un'Europa dei popoli, quella di un'Europa che si autodetermina, quella di un'Europa che ha voglia di difendere i propri confini e che comunque sia equa e che ridistribuisca responsabilità e ridistribuisca eh, la possibilità di un'economia sana a tutte le nazioni che la compongono, quantomeno pari dignità. Bene, per concludere nostra, eh, così, questo nostro confronto, questa nostra intervista, eh, ecco, i calabresi possono ancora sperare, lei diceva all'inizio: abbiamo iniziato questa, questo nostro incontro dicendo eh, che a Calabria c'è molto da fare, ci sarà molto da fare. Ecco, possono ancora sperare che veramente con un impegno forte di tutti i partiti, a partire dal suo che in questo momento è diciamo, indicato come il partito di, di maggioranza anche rispetto ad altri partiti eh, posso ancora sperare di cambiare eh, se stessa e di vedere cambiato il, il, il resto del paese eh, anche ultimamente eh, anche nella pubblica amministrazione la Calabria risulta essere l'ultima regione non solo d'Italia ma d'Europa per quanto riguarda la, eh, la conoscenza ma soprattutto per quanto riguarda l'utilizzazione della pubblica amministrazione, se vogliamo quella che viene usualmente detta la burocrazia, ecco, della mancanza di efficienza di burocrazia e quindi di efficienza della pubblica amministrazione. Possiamo ancora sperare, secondo lei, che qualche cosa di buono si possa fare a partire proprio dalla pubblica amministrazione e dalla sanità, che sono mi pare i due punti di riferimento forti. Guardi, questo è uno dei motivi per i quali noi più di cinque anni fa decidemmo di diventare leghisti, cioè decidemmo di prendere come riferimento uno dei modelli politici capaci di portare delle positività su dei territori che venivano gestiti bene, come il modello Lombardo e come il modello Veneto. Allora, eh, possono sperare i calabresi? I calabresi credo debbano sperare, debbano sperare, lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo alle future generazioni, più eh, vado in giro per l'Italia per motivi di lavoro, eh, per la politica, per il mio partito, più mi rendo conto che la Calabria, e lo dico ai calabresi, ai nostri telespettatori, mi, mi consentirà, eh, è, una grande, è una grande regione un grande popolo, 2 milioni di abitanti, 800 eh, chilometri di costa, un territorio spettacolare che ti fa andare dal mare alla, alla sila e, e, che, e che deve essere molto rispettato. Ma i primi che devono rispettarlo devono essere i calabresi, i primi che devono crederci indipendentemente dall'appartenenza politica, dall'appartenenza partitica, sono i calabresi stessi e come devono farlo? Riscoprendo un orgoglio che è quello che eh, porto sempre con me quando parto e che porto con me nelle manifestazioni e nei confronti soprattutto quando mi trovo a parlare con persone che vengono dalle altre regioni. L'orgoglio, dobbiamo riscoprire, l'orgoglio di essere calabresi, l'orgoglio di essere un grande popolo, l'orgoglio di essere un popolo fiero. È soprattutto un popolo onesto, un popolo che è fatto di natura, di storia e di cultura e che può dare tanto. Allora è chiaro che dipenderà tutto da quello che è l'impegno che ognuno ci mette. Non si può pretendere che tutti i calabresi si mettano in politica e si vadano a riversare nei partiti. Certo. Però coloro che lo faranno, coloro che vorranno investire su questo, coloro che vorranno decidere di spendersi, lo faranno per il proprio futuro. Quindi io invito tutti i calabresi a partecipare alla politica perché solo chi partecipa magari può avere contezza di chi si impegna realmente e di chi invece fa solo parole. Eh, riusciremo a cambiare la Calabria? Non lo so da parte mia, da parte della Lega ci sarà il massimo impegno fino a quando il popolo lo vorrà fino a quando il popolo ce lo consentirà grazie all'onorevole Domenico Furgioele noi dopo la pubblicità eh, avremo in studio la consigliera di parità della regione Tonia Stumbo parleremo e cercheremo di capire perché non viene mai in aula consigliare questa legge eh, sulle preferenze di genere pubblicità Allora, ci sarà una legge eh, sulla preferenza di genere alla Regione Calabria? Ne parliamo oggi con Tonia Stumpo, che è consigliera eh, di parità della nostra eh, Regione. Buonasera. Eh, le varie vicissitudini di questa legge: si fa, non si fa, eh, anche noi abbiamo dato spazio a molto dibattito, sì. anche il collega Motta con la sua eh, trasmissione Pubblica Piazza. Quindi. L'abbiamo un po' dibattuto da vari punti, però ci sono fatti che ci lasciano un po' per restare sempre sull'attualità un po' perplessi. Anche ieri, proprio di ieri, in Commissione sembrava definita la legge, ma soprattutto l'aver fissato nell'ordine del giorno delle prossime sedute del Consiglio la discussione di questa legge. Invece alla fine della seduta pare che la discussione ha portato a un rinvio ulteriore. Perché accade questo? Allora diciamo così, grazie per l'ospitalità perché insomma è un momento importante fare chiarezza su quello che sta avvenendo in merito alla doppia preferenza di genere in Calabria che resta tra le ultimissime regioni ad adottare una norma voluta e dovuta in forza di una disposizione nazionale che è la legge 20 del 2016. Non, non ci regala nulla a nessuno la legge eh, nazionale obbliga, diciamo così, le regioni al rispetto della presenza di genere nelle liste nel momento in cui si eh, avvia la fase di elezione elettorale regionale. Noi stiamo lavorando su questo e lo stiamo facendo veramente ventre a terra come Movimento delle Donne, come Consigliera di Parità, come organismi di parità, ma posso dire qualcosa in più, lo stanno facendo i comuni calabresi. I comuni calabresi si stanno impegnando nella richiesta di una norma di civiltà. I comuni calabresi, come tutti i comuni italiani, votano sulla base di una legge nazionale che prevede una presenza di genere all'interno delle liste pari al 30%. Ragione per la quale i comuni calabresi, tra questi Verzino, Riccardi, eh, eh, Bovalino, eh, Roseto Capospulico, Catanzaro, ma ancora altri si stanno aggiungendo all'elenco, all no? ma veramente tanti si stanno aggiungendo all'elenco: stanno chiedendo che si voti con la doppia preferenza di genere secondo la disposizione legislativa nazionale. Ora, diciamo così. A me non è mai piaciuto il gioco delle tre carte. Eh, insomma, si si nasconde una carta per indovinare dove, diciamo, do, do, dove, do, dove, do, il dove è il vincente o il perdente, in qualche <ride> modo. Non è mai piaciuto. E non mi è piaciuto neanche un giochino fatto, forse ieri in maniera malsana, anche nella conferenza dei capigruppo. È arrivata per ultima eh, qualche giorno fa, il 4 di gennaio, la richiesta del comune di Bovalino, il 4 gennaio, ma diciamo, ne ho fatto l'elenco, eh, nel quale si chiedeva al presidente del Consiglio e non al presidente della Giunta, e poi su questo ritorno, e al presidente del Consiglio di voler ottemperare agli articoli 39 e 40 dello Statuto calabrese. Il quale prevede appunto che nel momento in cui ci sta una proposta che viene dal basso, in questo caso viene da più di 10.000 abitanti, perché così recita l'articolo 39, siamo ben oltre 10.000 abitanti, il Presidente del Consiglio, in questo caso, può disporre l'introduzione della discussione in aula della legge. Allora, non c'è la necessità di scomodare così come hanno fatto il 28 di settembre, andando un po' indietro nel tempo, l'abbandono la, eh, diciamo della discussione della legge dall'aula, perché la nell'aula era arrivata una legge, quella sulla doppia preferenza di genere, di cui ieri si è fatto un gioco di tre carte. Ehm, era presente in aula tutti i consiglieri. Regionali, esclusi il consigliere Bova e Guccione, hanno votato a che non si rinviasse la decisione sulla. Cioè escluso sulla che legge, vuol dire che non hanno votato o hanno votato contro? Hanno votato a che la legge ritornasse fuori dall'Aula. Si era detto non ci sta il presidente della sì, Giunta regionale, sì. perché in quell'occasione il presidente della Giunta regionale si trovava in Canada e allora per garbo istituzionale. Avevano chiesto mediato, che la legge potesse diciamo così, fare un attimo il passo indietro per consentire al presidente della certo. Giunta regionale di essere in aula al momento della sua votazione. Io le ricordo che l'11 di agosto de, di quest'anno, dello scorso del, del anno, del 2018, 2018, è stata votata in Basilicata la legge sulla doppia preferenza di genere mentre ahimè purtroppo il presidente Pittella era di arresti domiciliari, quindi non c'era la necessità, diciamo così, della presenza di un presidente di giunta in eh, aula perché questa dovesse essere votata. Ieri eh, c'è stata poi diciamo, una susseguirsi di eventi sulla base delle quali si era detto la, la legge viene riportata ad ottobre, ad ottobre nulla, a novembre nulla, a dicembre nulla, ancora a gennaio nulla, nonostante si sia completato anche l'iter dei comuni, il 39 e il 40 ormai può spingere le sue vele avanti del, dello statuto, per cui può essere... Approvata una legge sulla doppia preferenza di genere che proviene, guarda caso, dai comuni calabresi. Abbiamo detto che <ride> quando c'è una sp spinta che viene dal basso, dal basso la si coglie. Certo, certo. E allora, se questa volta la spinta che viene dal basso non, non viene colta, volta, a me sembra che non solo si tradisce il dittato eh, statutario, ma in qualche modo anche quello di natura politico. Mi. Sì, ma ieri è successa anche una cosa molto antipatica sì. tra il consigliere, la consigliere, il consigliere regionale eh, Sculco e un altro consigliere regionale. Un eh, diverbio anche verbale, molto, dai toni molto forti, che non stiamo qui a riportare. però è emblematico Guardi, questo fatto. Io, io non riesco mai a. c'è una volontà, dire, a non. su, su dibattiti sessisti. Perché, ehm, perché, quando si usano termini che non rispettano il genere, nel voler proporre il genere, io mi domando se tutto questo abbia un senso. Io, quando eh, ragiono di queste cose, vorrei che, eh, quando ne ragionano anche gli altri, senza nulla imporre certo. a nessuno lo si facesse nel rispetto delle politiche di genere. Alcuni linguaggi non sono adeguati. Ambe due da tutte le parti. Da tutte le parti, quando provengono dalle donne o quando provengono dagli uomini. Perché io ritengo che ciò che va eh, salvaguardata è il diritto, e in questo caso il diritto di genere. E allora, ieri io non so cosa è avvenuto in, quel, in quella conferenza dei capigruppo, dove era stata, diciamo così, in, riportata in qualche modo la legge, di, la legge sulla doppia preferenza di genere, fantasiosamente costruita in una eh, commissione, che non è una commissione istituzionale, era stata riparcheggiata lì dal 29 poi di settembre, mai discussa, in una eh, commissione composta tra la conferenza dei capigruppo, mi dicono, e la, eh, il consiglio di presidenza del consiglio regionale. Allora, se invece ieri di nuovo si è ripreso a discutere all'interno della conferenza dei capigruppo, allora delle due una, vuol dire che quella fantomatica... Eh, commissione che avevano costituito il 29 settembre non esiste. e Allora se quella commissione non esiste, questo significa che è sufficiente riportare qualunque sia la norma. Io credo che c'è una spinta in più per cui bisognerebbe prendere anche il 22, mi sa, il 22 è la prossima sì, eh, 22-29. È sufficiente che il Presidente del Consiglio, onorevole Hirto, si assuma la responsabilità che gli viene da Statuto regionale e porti all'interno del Consiglio regionale la legge che gli è stata chiesta dai comuni calabresi. Questo è quello che è stato richiesto al Presidente del Consiglio ma, e questo è quello che lui dovrebbe fare dal punto di vista tecnico-giuridico. Ci aiuti a capire una cosa, no? Eh, Questa è comunque una legge che voluta ovviamente dal mondo femminile in particolar modo, ma soprattutto appunto lei nella sua qualità di consigliere di parità, parità significa parità di sessi, quindi, eh, quindi voluta un po' da tutti, e dovrebbe essere sostenuta dalla maggioranza che governa questa, questa regione. L'unico, eh, mi pare, eh, consigliere regionale, eh, perché poi era subentrata anche la Ferro, poi è uscita la Ferro, quindi è rimasta unica, l'unico consigliere regionale eh, eh, di sesso femminile è l'onorevole Sculco che fa parte della maggioranza. Ecco, possibile che non si, riesce, eh, a spingere, non si riesca a spingere, eh, politicamente, voglio dire, ecco, c'è cioè una maggioranza che non riesce a portare in aula se quella è la volontà, il punto interrogativo è questo, ed è quello che le chiedo. C'è la volontà di questa maggioranza di centrosinistra in Consiglio regionale di portare in aula discutere e approvare questa legge sulle preferenze che ovviamente porterebbe poi degli squilibri alle elezioni regionali, eh? Lei fa bene a fare questa domanda, però sicuramente non sono io la destinataria della domanda, diciamo così, perché io penso. Ma lei rappresenta un mondo, no, l'universo femminile. io rappresento e questo, di questo veramente sono. Che non ha colore politico, quindi. Beh, io di questo sono veramente contenta. Rappresento una fetta, diciamo così, di quella realtà calabrese che vuole in qualche modo spingere a che si arrivi ad avere anche in Calabria una legge di civiltà. Ora questo non toglie però che la responsabilità spetta a chi in questo momento certo. governa dei processi e mi lasci però dire che spetta a tutto quell'assise regionale di destra e di sinistra che il 28 di settembre hanno giocato una partita veramente Insomma, un po', un po' così, nel senso, eh, sembravano tutti della stessa partita. Tutti d'accordo, voglio dire. Tutti della eh, vabbè, stessa diciamo partita nel voler portare via dall'aula una legge a cui tutti sono obbligati. E allora la domanda che viene spontanea è, ma tutti quanti vogliono garantirsi rendite di posizione? Ma allora è questo è il vero tema, ieri perché sollevare quella vicenda, mentre forse politicamente stava succedendo qualcos'altro in quella maggioranza. Perché ti aiuti, ora... aiuti a capire anche noi, sì, i nostri telespettatori, sì. in sostanza in due parole, in sostanza, cosa a cosa porterebbe questa legge sia approvata per come è stata proposta con gli emendamenti, ma comunque nella, nello specifico. No, ma la legge è una legge semplicissima perché è la legge con cui noi votiamo per i comuni sopra i ecco. 5.000 abitanti, eh, con un correttivo in più, perché la legge prevederebbe che le liste e quindi non l'assise, che è una cosa diversa, le liste elettorali non potrebbero essere composte per una percentuale inferiore al 40 di un genere o superiore al 60. Questo significherebbe poi che è chiaro che su 10 io ho 4 di un genere e 6 di un altro genere. Benissimo. Qualcuno perderebbe il posto in lista Benissimo. probabilmente, ma non toglie poi, poi il gioco della doppia preferenza, significa che al momento del voto perché è composta da due parti la legge. Certo. Al momento del voto, noi potremmo esprimere due preferenze anziché una, per cui dando la preferenza per un genere nella prima preferenza, la seconda preferenza essere dovrebbe essere di un altro genere, okay. perché sennò verrebbe annullata la seconda preferenza. Però si e potrebbe fare una sola preferenza? Però si potrebbe fare una sola preferenza e in questo caso, diciamo così, bloccherebbero come un vecchio voto, come il voto con cui noi andiamo a votare, siamo andati a votare la scorsa elezione. Ma insomma, la cosa più drammatica però è proprio questo, non voler comprendere da parte del legislatore, quindi tu pensi che il legislatore sia un soggetto maturo? Un soggetto che sta al di sopra delle parti. Eh, tra l'altro rappresenta il popolo calabrese. Al di sopra quindi. delle parti, sono 30, eh, composte delle colorazioni politiche differenti, diverse, certo. differenti, che ogni volta sono tre volte, sono 15 anni che ci si prova. Oggi c'è una copertura legislativa nazionale che lo richiede. Ma sono 15 anni che ci si, certo. ci si prova. Ci con diverse colorazioni politici, poli certo. politiche che hanno sempre osteggiato questa diciamo così adozione di una doppia preferenza di genere e una presenza di genere nelle liste. Questo non toglie infatti il fatto che quando si fanno le liste per le eh, regionali, normalmente le donne sono rappresentate all'unicino, cioè ce n'è una per lista. Era allora, questo probabilmente terrorizza, ma io credo che ormai il terrore deve essere messo da parte perché quando una cosa è dovuta per legge certo. bisogna semplicemente... Noi osservare. dobbiamo concludere, quindi ha un minuto per fare un appello al Presidente, diceva prima, del Consiglio regionale. Sì, sì, io credo che il Presidente del Consiglio regionale, Irto, mh, dovrebbe in queste ore riflettere sul fatto che la richiesta che gli perviene dai comuni ormai diventa sempre più pressante. Eh, dovrebbe, diciamo così, eh, avvalersi delle funzioni che lui ha e portare, portare in consiglio regionale per il prossimo Consiglio regionale. Guardi, io lo dico veramente perché lui può farlo, certo. non c'è la necessità che gli si chieda adesso a un costituzionalista il parere, perché se no lo facciamo pure. Può richiamarlo in aula, quindi non lo Allora lo chiamiamo non pure, certo. non, non abbiamo la difficoltà certo. di chiamare, diciamo così, professori di diritto costituzionale perché possano supportare questa tesi. Applichi l'articolo 39 e 40 dello Statuto e dia forza ai comuni, che sono poi loro... Diciamo così, eh, mediatori di I mediatori dei loro elettori anche all'interno del Consiglio regionale. Cioè, io credo che quest'atto è dovuto e il Presidente Irto non può tirarsi indietro perché scriverebbe una brutta pagina per la Calabria. Bene. Dopo questo appello noi aspettiamo quali saranno i risultati, il 22 prossimo c'è la, la prima in ordine di tempo di seduta del Consiglio regionale, vediamo un po' cosa succede, poi eventualmente ritorneremo, ne riparleremo e magari approfondiremo altri aspetti della normativa. Finisce qui questa nostra puntata, vi ringrazio per averci seguito fino a questo momento, arrivederci a giovedì prossimo, buonasera.